Un punto per mettere l'ultimo posto a 4 lunghezze di distanza e per dare continuità alla vittoria contro il Gubbio. Il punto che si prende il Teramo a Mantova è prezioso per allontanare in classifica l'Ancona ed agganciare il Lumezzane. I biancorossi giocano una gara completamente diversa da quella senz'anima vista a Bergamo contro l'Albino Leffe. Ugolotti preferisce Carraro a Tempesti, anche se l'ex Pavia sarà poco incisivo. Il Mantova parte meglio, ma è il Teramo a costruire le azioni più interessanti del primo tempo, provando soprattutto a lavorare palla a terra. Spighi ci proverà due volte e soprattutto sulla seconda occasione l'esterno va vicino al gol servito di prima da Sansovini. Il pallonetto però a beffare l'ex Tonti finisce di un niente al lato. Nella ripresa il Mantova parte meglio. In sequenza Cittadino, Marche e Di Sant'Antonio fanno vedere i sorci verdi ai biancorossi, con Narciso che per due volte è bravo a farsi trovare pronto. A rispondere per le rime è Carraro, chiamando all'intervento Tonti da posizione defilata nel cuore dell'area. I padroni di casa costruiscono poco dopo l'occasione migliore. Renni, entrato da qualche minuto, prende in contropiede la difesa biancorossa, anticipa Narciso, ma trova Caidi, in scivolata, a negare il gol poco prima che il pallone varchi la linea di porta. Il difensore esulta come se avesse segnato e manda di fatto i titoli di coda sulla gara. L'ultima occasione, infatti, degna di nota, capita dalle parti di Sansovini, con Tonti provvidenziale in uscita. Il Teramo torna dunque a casa, con un punto che muove comunque una classifica che rimane deficitaria, ma che non chiude ancora totalmente le chance di salvezza diretta. La nota positiva sta anche nell'atteggiamento di squadra, dal quale provare ancora a partire per affrontare la sfida contro la San Benedettese in programma sabato prossimo al Bonolis.